La presidente di questo nuovo ente, vogliamo chiamarlo così, l'avvocato Ruo di Roma, è venuta qui ad Augusta per dare manforte alle associate, perché mi pare sono tutte donne queste vostre partecipanti. Abbiamo visto una massiccia presenza di donne, giovani soprattutto. Forse perché avete maggiore sensibilità come donne verso la prole? Dunque, il diritto di famiglia minorile è considerato in maniera errata una materia poco tecnica giuridicamente, una materia di emozioni. Allora, da una parte c'è una verità, è una materia molto coinvolgente anche sul piano emotivo, ma certamente non è una materia poco tecnica, è una materia molto tecnica, anche perché ci sono leggi interne, ci sono i provvedimenti delle corti europee, ci sono le fonti europee, le fonti convenzionali, quindi è una materia molto tecnica. Però certamente, siccome richiede anche tempo e una spesa personale emotiva, le donne sono più presenti. Più brave degli uomini, più presenti. Mi scusi, una domanda tecnica a questo punto. Sì. Noi riceviamo anche segnalazioni da parte degli ascoltatori e ci chiedono anche aiuto. Ma una donna, per esempio, che ha problemi col marito e si trova in Belgio, in Olanda, porta via la bambina, la porta qui in Italia, il marito la denuncia. Questo, dico, uno dei casi così che sto citando, ma voi potreste entrare anche come diritto di famiglia in ambito europeo, visto che le accennava a questo? Certo, c'è uno strumento europeo importantissimo, che è il regolamento CE 2201 del 2003, entrato in vigore nel 2005, che disciplina nell'ambito europeo proprio la sottrazione internazionale dei minori, che è divenuta un fenomeno crescente, così come sono crescenti le coppie con elementi di sovranazionalità. Poi c'è anche uno strumento internazionale che è la Convenzione dell'AIA, ma se parliamo di ambito europeo c'è la Convenzione internazionale, il regolamento CE 2201 che disciplina le modalità di recupero di un bambino, chiamiamolo in termini poco tecnico recupero, quando è stato sottratto al genitore col quale stava e portato all'estero. Entrano in contatto le due autorità centrali, c'è tutto un procedimento e gli avvocati, noi siamo un'associazione di avvocati che operano prevalentemente per la tutela dei soggetti vulnerabili, sicuramente in prima linea per aiutare in questo caso. Ecco, ma perché è nata questa nuova associazione, fra le tante che ci sono nell'ambito forense? Questa associazione non è nuova, diciamo che è nuova qui, ma è nata nel 1999, quindi è già qua più di 15 anni. Qui da noi certamente non è. No, nel senso che ha deciso di articolarsi territorialmente nel 2009, quindi sono solo 5 anni, e abbiamo già 48 sedi che vanno da Torino a Brindisi in una diagonale e da Venezia a Siracusa, direi, nell'altra o a Palermo, anzi nell'altra diagonale. E in Sicilia ci sono attualmente le sedi di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Palermo, nell'ordine Augusta è di Siracusa, fa parte della Camera di Siracusa, perché è per tribunali, diciamo, che siamo organizzati. Quindi, per distretti. La necessità di questa nuova... La necessità è quella di promuovere pensiero su più piani, innanzitutto per far rendere conto nell'ambito forense che questa è una materia tecnica, specifica, con tanti aspetti importanti. Lei prima citava l'aspetto della convenzione internazionale, appunto esistono due strumenti, uno un regolamento europeo, uno una convenzione internazionale per porre riparo, bisogna rafforzare il bagaglio professionale, la preparazione. Secondo, queste materie sono materie che richiedono una preparazione non soltanto giuridica, ma anche altra. Ha sentito parlare dell'ascolto del minore, la necessità di un'alfabetizzazione su problemi pedagogici, psicologici, di relazioni sociali, e questo è un altro aspetto importante, quindi di una formazione complessa, perché deve riguardare anche altre professionalità, come per esempio gli assistenti sociali, e ci vogliono dei momenti di formazione congiunta in tutto questo. Sollecitare il legislatore ad assumere la guida di una riforma complessiva del diritto di famiglia, perché noi siamo... Ah, volete riformare? Dopo quello del 75 ancora ha bisogno di riforme? C'è stata una grande riforma adesso con la riforma sulla filiazione, che è stato un passo avanti, ma ci sono ancora tantissime lacune in questo settore, perché lei può ben pensare come le relazioni familiari si sono modificate dal 75
ad oggi, quanti problemi nuovi ci sono, quanto le famiglie, ci sono famiglie ricostituite in cui il figlio è un figlio di una famiglia, un figlio le cosiddette famiglie allargate, no? Così, e ci sono dei diritti che vanno in un qualche modo disciplinati, diritti processuali, sono le famiglie multinazionali, certo. Cioè sono tanti, è così cambiato il mondo, sono così cambiate le relazioni familiari che dobbiamo porci in maniera interrogativa, mai pregiudizialmente ideologica, ma sempre alla ricerca della migliore soluzione per i soggetti più deboli. Questo credo che è la nostra filosofia in sintesi. Grazie, grazie. Presidente, grazie.